Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e stasera, come annunciato, faremo vedere finalmente la procedura completa per realizzare una cartuccia del fucile italiano Carcano modello 60-67 ad ago. Allora, qua abbiamo tutto il nostro necessario che serve per realizzare una di queste munizioni. E spiegheremo appunto man mano che arriveremo nei vari punti il cosa serve e come si fa. Allora, intanto la munizione di per sé si basa su questo materiale. Iniziamo con questo che è un quadrato, un rettangolo anzi, di carta da pacchi. E quindi una carta molto robusta ma al contempo molto sottile e di combustione quasi totale, cioè quando brucia questo qua non rimane praticamente niente. Quindi con questo qua partiamo incollando un lato e l'altro lato e lo avvolgiamo su un mandrino di 17 cos'era questo qua? Vediamo, che non me lo ricordo più. 18,7 mm di diametro. Come vedete, era un 18,5, l'ho portato a misura con dei giri di nastro da pacchi, perché servivano quei due decimini in più per lavorare meglio. Allora, la arrotoliamo e vedete che fa due giri completi, praticamente sono due strati di carta. A questo punto prendiamo questo tondino, questo cerchio, questo tondo di carta che abbiamo ottenuto con la nostra fustella da 18 mm e lo usiamo per fare il tappo dell'involucro. Chiudiamo tutto. Ok, e fin qua direte è uguale al Dreiser. La differenza sta adesso, perché dobbiamo inserire l'elemento sigillante. L'elemento sigillante è questo qua, non è altro che un dischetto di feltro che abbiamo ottenuto fustellando con la fustella da 20 mm. E in mezzo, circa occhio, gli abbiamo cavato via 6 mm centrali per fare cosa? Per evitare che, per favorire la penetrazione dell'ago. Siamo dato occhio, non è centratissimo, ma tanto l'ago, il foro lo trova. Per fissarlo usiamo un quadratino di carta, della stessa carta che abbiamo usato per il corpo della cartuccia. Anche questa la incolliamo con la nostra colla stick e lo fissiamo. Facciamo un bel fissaggio e abbiamo creato il nostro controbossolo che ha la funzione appunto di tenere in posizione l'elemento di tenuta. Il corpo della cartuccia è pronto. Quindi adesso cosa facciamo? Riempiamo con la polvere. Questa è la nostra Vectan, una polvere che è da poco sul mercato italiano, è la PNF2, equivale alla Svizzera numero 2. Costa meno, va benissimo uguale, sporca un po' di più, ma tanto questo fucile abbiamo visto che ha una resistenza allo sporcamento eccezionale, e con il cucchiaino lì da 3,1 cc carichiamo la cartuccia e la polvere abbiamo fatto, quindi rimettiamo via la polvere. Una volta riempita la cartuccia con la polvere, passiamo al borraggio interno.
fare il borraggio interno, di fatto si ripete la procedura che abbiamo visto prima. Quindi prendiamo una striscia di carta, sempre la solita carta di cartuccia, della stessa lunghezza che prima non avevamo misurato, è 11,3 cm, e la avvolgiamo su un mandrino che per semplicità è leggermente più piccolo di quello di prima, 18,3 mm. Avvolgiamo anche qua, facendo attenzione a farla aderire bene sul mandrino più possibile. E come tappo, invece della carta da cartucce, usiamo un cartoncino spesso. Io uso quello del Pandoro. Lo infiliamo a misura e chiudiamo come prima, ottenendo una bella centratura per l'innesco. L'innesco, abbiamo due possibilità. La prima possibilità sono gli inneschi da avancarica, che sono già pronti così, della RWS, che però sono un po' fiacchi e costano una madonna, perché questi qua, 200 di questi, costano 17 euro. È un casino. Quindi, visto che noi vogliamo fare le cose al risparmio, ma anche bene, prendiamo dei normalissimi large rifle, che sono anche belli più potenti e fa sol bene, e con cura andiamo a rimuovere l'innesco, l'incudine. Poi, con una goccia di Super Attack, che è qua, una piccola goccina, andiamo a fissarlo proprio in mezzo, aiutandoci anche nella centratura con i margini della carta che abbiamo ripiegato. Quindi lo andiamo a fissare in mezzo. Questo è il nostro borraggio. Lo andiamo a inserire nella cartuccia e inseriamo il corpo di borraggio vero e proprio, che è il nostro semolino. Prendiamo il misurino di prima, visto che un misurino intero è troppo, ci ho fatto un segno dentro per l'altezza, diciamo, per prenderne la misura giusta, ecco. Sempre un lavoro preciso, vabbè, stiamo lavorando su una cartuccia che non richiede chissà che precisione, visto che prendiamo questo dischetto invece di carta un po' spessa e lo andiamo a inserire dentro, aiutandoci col cucchiaino. Per rifinirla al meglio andiamo a togliere via l'eccesso. Abbiamo usato una carta un po', diciamo, un'altezza di carta un po' più spessa per aiutarci nella fase di arrotolamento. Non serve così lunga. Tiriamo via giusto, ne lasciamo giusto uno spigolino che ci aiuta a centrare meglio la palla. A questo punto passiamo alla nostra pallottola. La nostra pallottola è una riproduzione in tutto e per tutto fedele all'originale, incluso la cavità. Questa particolare cavità quadrangolare è fatta esattamente sul modello dell'originale. Per farla abbiamo preso il nostro fondipalle fatto fare su misura dall'Accurate Mold in America, mentre invece questo qua me l'ha fatto mio zio, che non ringrazierò mai abbastanza, al tornio.
e va a ricreare perfettamente la palla originale, la palla di 600 grani, come dicevamo prima, diametro 17,8 mm e lunghezza 24,5 mm. È la copia perfetta dell'originale. L'andiamo a inserire nel nostro bossolo. Aiutandoci anche qua, la schiacciamo bene dentro. Arrotoliamo. E la cartuccia è finita. Manca la fase più importante. Allora, manca la fase, si può dire, forse più importante di tutte. La fase di lubrificazione. La polvere nera lascia un sacco di residui che vanno tenuti morbidi. Altrimenti, dopo pochi colpi, il fucile si pianta, per quanto possa essere il miglior fucile del mondo, un fucile a polvere nera non con delle munizioni non lubrificate si pianta. Per lubrificare noi abbiamo sciolto nel nostro pentolino artigianale una mistura di sego animale e cera d'api, in parti variabili al 80-20, insomma deve avere la consistenza del burro. E è la stessa mistura che usiamo per ingrassare, in precedenza questo, i fondelli di feltro dei bossoli. Per applicare invece il grasso sulla cartuccia, lo facciamo sciogliere e immergiamo semplicemente la cartuccia, più o meno per tutta la lunghezza della palla, nella mistura fusa, ottenendo questa ingrassatura come si faceva all'epoca. A questo punto la nostra cartuccia è pronta solo da sparare.